il titolo di questa serata, La Seconda Repubblica nata nel sangue, ma anche la Prima Repubblica nasce nel sangue. E viene inaugurata dalla strage di Portella della Ginestra, che è l'anno zero della strategia della tensione e che serve a ricacciare indietro il movimento comunista e contadino che per la prima e unica volta nella sua storia aveva ottenuto la maggioranza e infatti torna indietro. E poi negli anni 70 c'è lo stragismo di Stato, lo stragismo della destra eversiva, che come dimostrano gli esiti di tanti processi a Brescia, poi a Milano, eccetera, vengono eseguiti con la copertura di servizi dello Stato, con latitanti che conducono latitanze dorate con i soldi dello Stato. E poi abbiamo le stragi del 1992-93, sulle quali quello che posso dire è che certamente a me, a Ingroia, a Tescaroli, non è stato consentito di indagare come volevamo indagare. Siamo stati emarginati. Ci hanno scippato quelle indagini e quando noi gridavamo e chiedevamo al Consiglio Superiore, ci stanno scippando le indagini, chiedevamo di essere sentiti dal Consiglio Superiore per denunciare quello che stava accadendo, il Consiglio Superiore si è voltato dall'altra parte. E io vorrei capire perché la Commissione parlamentare antimafia, dopo aver sbandierato che avrebbe creato un'apposita, avrebbe dedicato delle sedute a indagare sui retroscena politici delle stragi del 92 e 93, poi non ha fatto niente. Ma non ha fatto niente perché è un grande affare di famiglia interno alla classe dirigente di questo paese. La storia delle stragi del 92 e 93 è stata insabbiata, come è stata insabbiata la storia dello stragismo eversivo degli anni 70. La Commissione parlamentare sulle stragi degli anni 70, dopo anni e anni di lavoro, ha concluso i suoi lavori senza presentare una relazione. Nelle legislature successive sono state create commissioni parlamentari di tutti i tipi, non è stata rinnovata la Commissione parlamentare sulle stragi degli anni 70. Perché questo paese non si può permettere di guardare dentro la propria storia. E quando Pisciotta, dinanzi alla Corte d'Assiso di Viterba, dice farò i nomi dei mandanti della strage di Portella della Ginestra, la risposta è che la Procura della Repubblica di allora si volta dall'altra parte e Buscetta viene avvelenato in carcere, col caffè. È tutta una storia intrisa di sangue. E non ci vengono dunque a raccontare che la storia della mafia è fatta dai vari Provenzano che vengono catturati in tuguri, in stalle e vengono sbandierati all'opinione pubblica nazionale come l'immagine, l'icona di tutta la mafia. Questa è una impostura del potere.